Il 13 marzo 2013 alle ore 19.05 il comignolo della Cappella Sistina emetteva la sua fumata bianca e veniva così eletto il 266 successore di Pietro, il nuovo Papa della Chiesa Cattolica, Giorgio Mario Bergoglio, Papa Francesco, a distanza di un anno dall'inizio del suo pontificato. Chiediamo alla nostra agente di Sulmona il grado di soddisfazione dello stesso. Sì, ma pare che sta facendo bene. Ieri ho visto un programma alla RAI e sono tutti entusiasti perché è una persona semplice e parla come pensa, senza dire, parsare a fronzoli e dire parole che poi non vengono compresi dalla gente. Parla come uno di noi, quindi secondo me ci serviva. Che cosa ne pensa di questo Papa Signore, è passato un anno dalla sua elezione? È una bella cosa, ho avuto un brivido quando l'hanno fatto, quindi sono proprio soddisfatta di questo papo che è Beata. Che meraviglia, mi piace tantissimo, davvero. Soddisfatti, dunque, dopo un anno del suo operato? Sì, sì, assolutamente. Penso che sia un evento sicuramente significativo perché ha toccato nel cuore tantissimi fedeli. La testimonianza che ci sta offrendo Papa Francesco è una testimonianza di fede autentica, profonda e soprattutto concreta, perché la sua preoccupazione per quello che attiene all'esperienza che ho potuto fare io è quella di testimoniare quello che si comunica e questo lui costantemente lo offre agli occhi e all'esperienza di tutti. Di questo papio io penso che sia una persona retta e corretta, poi la rimanenza io non ci sto dentro, all'atmosfera come devo dire, non, non, non ci sto dentro, io mi scanalizzo la persona. Quindi dopo un anno l'operato di Papa Francesco è buono possiamo dire? Sì, sì, sì. Beh, per me, figuriamoci. Un Papa che dà forti emozioni, eh, ha cambiato il modo di pensare di tutta la Chiesa e niente, questo qua, è un Papa simpaticissimo. Per adesso, fino adesso è stato secondo me un grande Papa, rimarrà alla storia, è sicuramente stato un Papa con molto zelo che si è occupato soprattutto di non far apparire la Chiesa come una corte, come disse ai cardinali, ma come la vera Chiesa evangelica che sta in mezzo ai poveri.